a tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, grazie a Claudio che è praticamente un gendarme preciso in tutte le sue cose, grazie a Matteo. Ah no, è partito Lillo. Allora dicevo, ringraziamenti ovviamente a tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, a Claudio, a Michele, a Matteo, un grande in bocca al lupo ai candidati che avete ascoltato prima del mio intervento. Sono certa che questo territorio splendido, con le sue difficoltà, avrà la possibilità di esprimere un consigliere regionale nella prossima consigliatura. Sono qui anche per questo, sono qui perché credo nel lavoro che abbiamo fatto in questi anni insieme a Giovanni Toti e credo che Giovanni Toti potrà fare ancora meglio nei prossimi 5 se Fratelli d'Italia sarà più forte. Come crediamo possa assolutamente accadere, perché su tutto il territorio nazionale, come avete visto nei sondaggi, ma io i sondaggi li guardo sempre un po' con la coda dell'occhio, soprattutto lo vediamo dall'entusiasmo, dalla presenza, dalla partecipazione, dalle tante persone che si avvicinano a noi, dai tanti mondi che vogliono parlare con noi, cresce l'entusiasmo attorno a Fratelli d'Italia. Allora sì, ciascuno deve fare del suo meglio, la sua parte, come diceva giustamente Matteo Rosso. In realtà non lo dovete fare per me e non lo dovete fare neanche per i candidati. Lo dovete fare per i cittadini, per gli italiani che vogliono una politica che non si venda al primo offerente, che vogliono una politica che mantiene gli impegni presi con i propri cittadini, che è quello che noi non abbiamo più. Perché vi raccontano di una politica che è normale. Se io dico che voglio andare in Parlamento per mandare a casa il PD e poi vi ci alleo insieme. Perché la democrazia, no signori, la democrazia non funziona così. La democrazia non funziona che io prendo i voti sostenendo che mi alleerò con Tizio e Caio e farò A e B e poi con i voti che ho chiesto ai cittadini per fare questo mi alleo con Sempronio per fare C e D. Quella non è democrazia, quello si chiama fregare la gente. Poi certo, i nostri padri costituenti lo potevano scrivere meglio nella Costituzione, probabilmente sì, ma magari diciamo ai tempi dei nostri padri costituenti uno non ci arrivava a pensare che c'era un tipo che si chiama Giuseppe Conte che lunedì fa il governo con Salvini e martedì lo fa con la Boldrini, perché magari l'immaginazione di questa gente qui non ci arrivava. Fatto sta che c'è una politica che purtroppo dice tutto e il contrario di tutto e alla fine pensa sempre e soprattutto a se stessa. E c'è un'altra politica che viene vista come una missione per i propri cittadini, ed è la ragione per la quale facciamo i sacrifici che facciamo, è la ragione per la quale Matteo mi retribuisce sempre perché devo essere più presente a casa, però poi ovviamente c'è da arrivare in tutte le province e facciamo tutti quanti del nostro meglio. Ed è la ragione per la quale i nostri circoli e le nostre liste sono pieni di persone che hanno cominciato a fare politica magari quando avevano i calzoni corti, che non hanno cominciato a fare politica pensando che la politica potesse dare loro uno stipendio, che semplicemente credevano in qualcosa e volevano fare la propria parte, perché non rinuncio a credere che la politica sia la più bella forma di impegno civile che esiste. In un tempo nel quale hanno raccontato che invece la politica faceva schifo, alcuni politici fanno schifo, sì, ciò non toglie che si può dimostrare che la politica è un'arte straordinaria, è una missione straordinaria che si può fare mantenendo le proprie mani completamente pulite, anche se le proprie scarpe sono piene di fango, perché non si,
non si ha paura di andare ovunque bisogna andare per portare il proprio messaggio. Allora, noi qui siamo di fronte a una campagna elettorale molto importante, una campagna elettorale anche che potrebbe darci molte soddisfazioni. Non vi sfugge che si vota in 6 regioni, e di queste 6 regioni, diciamo, 2 governatori, dei quali è data quasi per scontata la riconferma, sono i 2 governatori uscenti del centrodestra, quindi Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto, e i 4 governatori, diciamo, che sono ancora contesi, sono i governatori delle 4 regioni nelle quali governa il centrosinistra. Quello che è andato meglio tra i 4 governatori uscenti del centro-sinistra è De Luca in Campania, perché passa la sua giornata a insultare il Partito Democratico e qualcuno tra i campani ci sta credendo. Però diciamo che non tira una bella aria né per la capacità, diciamo, di governo della sinistra né per il governo nazionale, perché non ce lo neghiamo, questo è ovviamente anche un test nazionale. È anche un test che vi consente di dire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che cosa pensate di Giuseppe Conte, dell'Azzolina, di Di Maio e di questi signori che ci stanno governando pur non essendo mai stati scelti assolutamente da nessuno. E però, oltre a essere un test nazionale, ovviamente per noi è anche importante rivendicare il lavoro che è stato fatto in questi anni, perché c'è una ragione se il centrodestra è dato per favoritissimo. Dobbiamo ricordare che questa non è una regione storicamente di destra o di centrodestra, è una regione nella quale il consenso che oggi ci viene attribuito è un consenso che abbiamo guadagnato dimostrando cosa sapevamo fare. E io sono particolarmente fiera le tante volte ormai nelle quali posso andare a fare una campagna elettorale non dicendo quello che faremo, ma ricordando quello che abbiamo fatto. Perché noi abbiamo questa fortuna, dove arriviamo al governo possiamo presentarci a testa alta in campagna elettorale. Fratelli d'Italia ha, diciamo, alcuni piccoli, da questo punto di vista, alcuni piccoli, come si dice, record, per cui ad esempio la quasi totalità dei nostri sindaci finora è stata riconfermata. Perché la politica fatta bene, quella che dà le risposte, poi non ha problemi ad avere il consenso. La politica che non dà risposte invece ha enormi problemi ad avere il consenso dei cittadini, e questa è la ragione per la quale, mentre noi siamo in piena emergenza coronavirus, è stato prorogato lo stato d'emergenza, nel Parlamento della Repubblica Italiana si sta lavorando per modificare la legge elettorale. Perché questi signori del PD adesso vogliono abbattere una legge elettorale che considerano indegna, fatta da PD, e che però non garantisce più, neanche dopo che si sono fatti la legge su misura, che in caso di elezioni loro possano andare al governo, e quindi ne devono fare un'altra che sia ancora più ritagliata intorno ai loro interessi e che possa consentire loro, nel caso in cui si dovesse mai andare a votare, di continuare a governare la nazione, anche se gli italiani hanno detto loro in tutti i modi possibili e immaginabili che non ce li vogliono al governo della nazione. Allora vi regaleranno, o proveranno a regalarvi, una bella legge elettorale proporzionale, legge salva inciucio, cioè proprio il sistema per antonomasia che favorisce l'inciucio, con l'aggravante che nella proposta della maggioranza, in questa simpatica iniziativa dei 5 Stelle e del PD, voi avete una legge nella quale ci sono le liste bloccate, non c'è più l'indicazione del leader, non ci sono più le indicazioni delle alleanze, ovviamente essendo un sistema proporzionale, e non c'è neanche l'obbligo di presentare il programma. Quindi, voi andate a votare. Ma sia chiaro che il parlamentare l'ha già deciso il segretario di partito, il programma non lo conoscete perché non viene depositato, il leader non vi ha dato di saperlo e le alleanze si decidono dopo il voto. Di grazia, qualcuno ci può dire che cosa andiamo a votare a fare? Perché mica siamo scemi. Se non hai votato per me, troverò il modo per far finta che tu abbia votato qualcos'altro. Non è la nostra idea di democrazia. La nostra idea di democrazia è che servono visioni, un'idea di sviluppo, un'idea di politica economica, cose da fare, priorità sulle quali la politica deve assumersi delle responsabilità e cittadini che scelgono sulla base di quello che hai dimostrato e quello che sta accadendo qui in Liguria. Perché qui in Liguria, attraverso questi 5 anni di governo e attraverso il lavoro di Fratelli d'Italia, del quale io vado particolarmente fiera, noi siamo riusciti a rappresentare che c'erano
diciamo, due modi di saper fare le cose e due modi di vedere il mondo. Il tema del ponte di Genova, la questione del ponte di Genova, è beh, un grande simbolo, no? Un simbolo di presenza dello Stato, è un simbolo di capacità delle istituzioni, è un simbolo del fatto che non è vero che noi, che siamo quella civiltà che 2000 anni fa, diciamo, faceva impallidire il mondo con le sue opere architettoniche, oggi non siamo più in grado di costruire neanche un ponte. Invece qui abbiamo dimostrato che siamo perfettamente in grado, siamo in grado di farlo in tempo di regole, siamo in grado di farlo facendo comandare la politica sulla burocrazia e non avendo una burocrazia che comanda sulla politica e ti impedisce di fare quello che vuoi. Ma questo è accaduto qui dove c'era il centrodestra, perché se voi guardate quello che accade nel centrosinistra, beh, io insomma, posso dire che ieri ho visto un surreale tweet del ministro dei trasporti, l'onorevole De Micheli, Paola De Micheli, ci informava di avere, attenzione, attenzione, istituito una commissione, come se non bastassero i 450 esperti che già hanno, no? I sottosegretari, i ministri, i parlamentari, no, hanno istituito un'altra commissione per ragionare di come passare da una sponda all'altra dello stretto di Messina. Dice, vabbè, che devi ragionare, con ponte? No, ragioniamo su una ciclabile. Con una commissione ci ragionano loro. Hanno istituito una commissione per far fare qui assolutamente il nulla che avanza. Esattamente come sempre il ministro De Micheli qualche giorno fa ci raccontava molto, diciamo, orgogliosa che avevano trovato una soluzione sul trasporto scolastico. Allora abbiamo ragionato per settimane e alla fine abbiamo trovato una soluzione su come affrontare il trasporto scolastico in sicurezza. Abbiamo deciso che gli studenti sono affetti stabili tra di loro. E ci hanno ragionato per settimane. Cioè hanno fatto, diciamo, quella che Conte Mascetti definirebbe una super cazzola, ce lo diciamo tra di noi, siamo fra amici, e ci hanno ragionato per settimane per farla. Ma io dico, ma ci rendiamo conto, per non parlare del nostro ministro preferito, il ministro Azzolina, che voglio dire, se non fosse il ministro dell'istruzione, cioè la persona che si occupa chiaramente dei nostri figli, per un partito d'opposizione, un personaggio come l'Azzolina è una grande occasione perché offre tantissimi spunti quotidianamente, quindi noi la dovremmo quasi ringraziare. Non la possiamo ringraziare perché è il ministro che si occupa dei nostri figli e più di tutti si occupa di una cosa molto delicata come l'insegnamento e la scuola. Lo vogliamo dire che non avevano uno straccio di idea? Lo vogliamo dire che si sono mossi troppo tardi? Lo vogliamo dire che nel resto d'Europa le scuole hanno riaperto in sicurezza alla fine dello scorso anno scolastico? Lo vogliamo dire che forse si sperava, qualcuno qui sperava, di trovare una scusa per non riaprirle le scuole, per non far vedere che non avevano uno straccio di idee, perché oltre agli inutili banchi a rotelle per fare l'autoscontro dentro le classi, non sapevano assolutamente che cosa fare? Lo vogliamo dire, perché è la verità. Con le regioni hanno cominciato a parlare 3 giorni fa e è surreale che ci si muova così, su una cosa delicata come la riapertura delle scuole, però è purtroppo la differenza tra chi le cose le fa e le sa fare e chi invece sulle cose è bravo a parlare. Del resto, quando tu prendi dei passanti e hai la presunzione che possano fare i ministri, questi sono i risultati. Perché signori, una cosa l'abbiamo capita, non è vero che uno vale uno. Uno non vale uno. Uno che sa di cosa parla, in quell'incarico, vale più di uno che non lo sa. E se noi non distinguiamo, e se noi accettiamo il principio che non serve che tu studi, che ti applichi, che ti misuri, che fai la gavetta, che stai lì a occuparti di capire di che cosa ti vuoi occupare, se noi accettiamo che questo non abbia un valore, e poi non ci lamentiamo della classe politica che abbiamo, perché i risultati li abbiamo visti. Allora, dicevo, il tema del ponte di Genova è stato secondo me un grande esempio, intanto perché appunto questa capacità di impattare, no? Rispetto all'emergenza, di dare una risposta subito, di dare un segnale di presenza e poi perché anche la capacità che abbiamo avuto, e questo proprio grazie al Fratelli d'Italia, al vice sindaco a Genova, di gestire anche una situazione molto complessa sulla mobilità, se lo mettessimo in rapporto a quello che è accaduto nel mese di luglio, qui grazie sempre al piano del MIT, si apriva la stagione, già diciamo turismo messo particolarmente in difficoltà, economia quasi in ginocchio e una regione completamente bloccata da un ministero che non è stato in grado di conciliare,
la necessaria manutenzione autostradale con il diritto a potersi muovere, e abbiamo visto scene assolutamente imbarazzanti. Anche questo vuol dire non essere adeguati a quello che si fa, anche questo vuol dire non saper fare il proprio lavoro. E poi ci porta al tema delle infrastrutture, lo citava qualcuno dei candidati, particolarmente diciamo sentito in un territorio come questo che rischia di non poter competere ad armi pari per l'assenza di infrastrutture. Ma la questione è, diciamo, molto diffusa in Italia. Questa è una nazione nella quale la spesa per infrastrutture è sempre stata considerata secondaria. Perché? È perché le infrastrutture richiedono molte risorse e molto spesso quello che taglia il nastro non è quello che le investe. E allora la politica ha spesso pensato che fosse più funzionale spendere i soldi per qualcosa che arrivasse immediatamente, come il reddito di cittadinanza, paghiamo tutti, vi do il bonus monopattino, tutte queste cose completamente inutili che sono state fatte, che non hanno lasciato niente, se non in alcuni territori, un assoluto e totale deserto. E la ragione per la quale per Fratelli d'Italia le infrastrutture sono un'assoluta priorità. Perché io sono convinta che questa nazione non debba temere niente, i nostri prodotti, i nostri scorci, la nostra gente, il nostro genio. Noi non dobbiamo avere paura di niente, dobbiamo avere solo paura delle gabbie che abbiamo o delle, diciamo, limitazioni che abbiamo per l'assenza di infrastrutture. Qui si diceva il tema della linea ferroviaria finale Andora, ma insomma in Liguria ce ne sono tante di grandi infrastrutture che stiamo aspettando, penso al corridoio TEN-T, cioè una delle poche cose buone che ha fatto l'Unione Europea sono i corridoi TEN-T. Se poi le opere non le facciamo, noi rimarremo completamente scollegati da chiaramente una potenzialità, che è quella di prendere i nostri prodotti straordinari e portarli velocemente ovunque o far arrivare molto velocemente le persone da noi. Noi perdiamo 70 miliardi di euro l'anno per l'assenza di infrastrutture commerciali. E non solo le infrastrutture interne, lo dico in Liguria, ma lo potrei dire ovunque in Italia praticamente. L'infrastruttura che è data dal mare. Noi abbiamo questa risorsa straordinaria che è il mare, ci comportiamo come se non lo avessimo. La nostra economia sul mare, che significa turismo, che significa l'infrastruttura dei porti. Male che le merci che arrivano da est preferiscono circumnavigare l'Europa e andare nei porti di Amsterdam e Rotterdam, perché con i porti italiani, diciamo, attraversare l'Europa internamente sarebbe molto, molto più lungo, molto meno agevole. Vi rendete conto di quante decine di miliardi noi perdiamo per questa roba qui? Allora sì, noi siamo quella forza politica che viene qui e parla di infrastrutture, siamo quella forza politica che poi quando governa, è stato grazie a un assessore di Fratelli d'Italia, se entro il 2022 tutti i treni regionali liguri che erano i più vecchi d'Italia, chiedo scusa, saranno tutti rinnovati, cioè siamo anche quelli che poi le cose le fanno, però abbiamo il pallino di consentire a questa nazione di competere con strumenti che siano all'altezza. E anche l'infrastruttura immateriale, pensiamo a internet veloce, no? E lo smart working. Lo smart working lo puoi fare se hai la rete. La didattica a distanza, perché non si poteva fare la didattica a distanza durante il Covid? Perché la base della scuola pubblica è annullare le differenze sociali. Se invece io con la didattica a distanza mi ritrovo con con centinaia di migliaia di ragazzi che non hanno un computer, non hanno internet per accedere, è finita la possibilità della scuola pubblica di annullare le differenze sociali, di fare da, diciamo, ascensore per chiunque. Quindi le infrastrutture, l'assenza di infrastrutture è una delle più grandi discriminazioni che noi rischiamo di vivere. È uno dei nostri più grandi fattori di assenza di sviluppo. Su questo abbiamo fatto un bel lavoro, penso che si possa e si debba fare ancora di più e lavoriamo per fare ancora di più, per il turismo, per sostenere il turismo. In questa terra incredibile che abbiamo, della quale pure non ci rendiamo conto. È stata Fratelli d'Italia a chiedere quando c'è stato il Covid che ci potesse essere per il turismo la dichiarazione dello stato d'emergenza. Interessata a nessuno, non per non parlare della Bolkestein, qui so che ci sono alcuni, insomma, operatori del settore, non devo ricordare la battaglia senza quartiere che Fratelli d'Italia ha fatto dall'inizio alla fine per sostenere queste famiglie che hanno investito risorse proprie e che adesso si vorrebbero espropriare per fare anche lì, per regalare tutto alle grandi concentrazioni economiche, che è il pallino dell'Europa, devo dire anche delle volte aiutata dalla sinistra italiana. Però dicevo, sul tema del turismo è stato fatto assolutamente nulla, e anche il bonus vacanze,
che loro hanno il bonus, allora la parola bonus, loro se ne muoiono il bonus, loro sono bonus, sono felici. Il bonus. Bonus vacanze era una cosa fatta male. Non abbiamo denunciato. 150 euro per andare in vacanza. Ora che succede? Ragionevolmente nessuno andrà in vacanza per 150 euro. Per cui quelli che non andavano in vacanza continueranno a non andarci. Quelli che vanno in vacanza ci andavano comunque. Adesso tu quei 150 euro di fronte a strutture turistiche che stanno chiudendo, gli vai a imporre di fare uno sconto obbligatorio che poi queste strutture turistiche dovranno andare col piattino in mano a chiedere allo Stato con un credito d'imposta e le finisci di uccidere. Si poteva fare in mille modi diversi. I nostri assessori, alcuni dei nostri assessori, hanno lavorato tanto per aiutare il comparto, anche con il sostegno agli stagionali, con la detassazione, ma per esempio. Tu vieni a Savona? Perfetto, fai 2 notti a Savona? Se fai 2 notti a Savona ti regalo la terza. Perché questo fa stare di più anche nelle città, diciamo dove c'è, fa stare di più il turista e quel turista spende e soprattutto le risorse le dai direttamente all'albergatore e quell'albergatore sopravvive perché il problema qui è far sopravvivere le imprese, che è la nostra più grande sfida nell'epoca post-Covid. Hai voglia di dire il problema è il PIL? Il problema sono è il dato più spaventoso di questi mesi non è il PIL, secondo me. Il dato più spaventoso è che il 38,9% di imprese italiane rischia di non sopravvivere. E poiché, signori, comunico ufficialmente che non è lo Stato a produrre ricchezza, perché il lavoro non si crea per decreto, la ricchezza non si crea per decreto, lo Stato può. Diciamo redistribuire una ricchezza che viene prodotta, ma quella ricchezza la producono le aziende. Se quelle aziende chiudono, è la fine. Quindi tutta la sfida italiana doveva essere come faccio a aiutare queste imprese a sopravvivere in un momento come questo. E invece anche qui poco e niente. Ci si è concentrati sulla tutela chiaramente sulla compensazione del reddito per il lavoratore come unica opzione, la cassa integrazione. Bene, soprattutto se arrivasse la cassa integrazione, perché io conto, ancora incontro gente che gli deve arrivare la cassa integrazione, figuratevi un po', poi se lo provi a dire sei anche brutto e cattivo, però le cose stanno che la cassa integrazione non è stata pagata. Poi invece nel decreto rilancio c'erano 30 milioni di euro per fare delle nuove assunzioni per accelerare le pratiche di regolarizzazione agli immigrati. Perché la cassa integrazione se non arriva dopo 5 mesi frega niente a nessuno. Però siccome dobbiamo regolarizzare gli immigrati, si è chiaro che quelli li dobbiamo regolarizzare immediatamente, quindi assumiamo la gente per velocizzare le pratiche. Le follie della sinistra. Però, dicevo, noi la cassa integrazione, per carità, una cosa utile, però noi abbiamo provato a interrogarci su come si potesse difendere l'impresa per aiutarla a sopravvivere. Quindi, per esempio. Perché non immaginiamo che un'azienda che può accedere alla cassa integrazione decide di non farlo? Viene premiata dallo Stato e lo Stato dà all'imprenditore che non ha messo i suoi operai in cassa integrazione, i suoi dipendenti in cassa integrazione, con una percentuale di quanto allo Stato sarebbe costato pagare con la cassa integrazione per dire se tu resisti lo Stato c'è? Perché non immaginiamo di, diciamo, togliere una serie di vincoli che in questa fase rischiano di essere ulteriormente aggressivi verso le aziende, come il decreto dignità, il tema dei voucher che non si possono usare, il tetto al contante che non serve a combattere l'evasione fiscale, serve solo a farci fare la concorrenza sleale dagli austriaci e dai tedeschi, gli ISA, lo scontrino fiscale, lo scontrino elettronico, la fatturazione elettronica. Perché non possiamo sospendere una serie di vincoli e cercare di far lavorare in libertà e in facilità questi imprenditori? Niente di tutto questo è stato accolto. Sapete perché? Perché noi ormai abbiamo una parte che se tu hai un reddito guadagnato allora sei un problema. Se invece tu reddito non te lo guadagni e lo Stato ti passa la paghetta, allora sei una risorsa. Non si può fare. Per noi che crediamo nel merito, bisogna aiutare chi guadagna con il lavoro il proprio reddito e non chi vive di sussistenza o di reddito. Diametralmente opposte, perché anche qui avevamo tentato di dare, insomma, dei segnali, di aiutare
di aiutare tanti settori, il settore dell'agricoltura, siamo stati i primi a chiedere la reintroduzione dei voucher per il settore dell'agricoltura. Il ministro Bellanova ci ha detto non si può fare perché crea il precariato. Allora abbiamo detto vabbè, i corridoi verdi, cioè consentiamo a quegli immigrati irregolari che vengono ogni anno a fare la raccolta in Italia di poter arrivare comunque in Italia. No, non si può fare. Perché? Perché il tema della raccolta agricola andava utilizzato come copertura per la sanatoria indiscriminata di 600.000 immigrati clandestini che con l'agricoltura e con il lavoro non c'entravano assolutamente niente. La solita furia immigrazionista della sinistra. Per cui noi ci siamo trovati con la raccolta agricola che non è stata comunque fatta, con 600.000 immigrati clandestini che verranno regolarizzati, dei quali ci dovremo occupare, e oltretutto con questi poveri immigrati regolari, che per il fatto che rispettano le nostre regole, alla sinistra non gli interessano più, perché a loro interessano solo quelli che le regole non le rispettano, solo i clandestini, che purtroppo perderanno quel posto di lavoro, che hanno perso quel posto di lavoro, per aver rispettato le regole dello Stato italiano, perché se fossero anche loro entrati clandestinamente, invece di aspettare che l'Italia dicesse loro che potevano entrare, sicuramente avrebbero regolarizzato anche loro e gli avrebbero fatto il lavoro. Concettuale. È sbagliato sul piano concettuale dare il segnale che hai la priorità se non rispetti le regole. Era ovvio che quella sanatoria avrebbe portato un aumento degli sbarchi. Quando l'ho detto in aula, ho detto guardate che questo decreto rilancio rilancia solo gli scafisti, presidente Conte. Ma Meloni, soliti. Poi sono dovuti correre in Tunisia. Di Maio, la Bellanova, del Conte, a dire al governo tunisino vi prego aiutateci a dire che non è vero che regolarizziamo tutti, perché ovviamente quello è il messaggio che è passato ed è tutto assolutamente folle, sono folli quei pesi e le due misure che vengono utilizzati anche nell'emergenza Covid, perché scusate, ma dove sono i droni che rincorrevano i cittadini italiani sulla spiaggia a Pasquetta? Adesso che servono a rincorrere gli immigrati clandestini che scappano dai centri di accoglienza quando sono risultati così disattivi. Che noi abbiamo fatto i sacrifici che abbiamo fatto, rischiando un'ecatombe occupazionale, rischiando che muoiano, che non sopravvivano centinaia di migliaia di aziende, perdendo tanti nostri concittadini, per poi vanificare quegli sforzi. Perché la furia immigrazionista non consente di chiedere agli immigrati clandestini di rispettare la quarantena come fanno tutti gli altri. Ma io dico che questo, anche questo è tutto folle. E dico che non si può andare avanti così. Questo è un governo di irresponsabili. È sempre stato un governo di irresponsabili. Era un governo di irresponsabili adesso come era un governo di irresponsabili quando a febbraio negavano che esistesse il virus. Anche questo voglio dire. Ho visto una bella immagine di Zingaretti, il segretario del PD, con la mascherina, con scritto il Covid si combatte, non si nega. Beh, Zingaretti, noi ci ricordiamo che quando diciamo noi chiedevamo la quarantena per chi rientrava dalla Cina, tu stavi a fare l'aperitivo a Milano dicendo che l'unico virus era il razzismo. Ce lo ricordiamo benissimo. Ci ricordiamo che quando noi chiedevamo al governo italiano di cominciarsi a dotare di dispositivi, le mascherine, i respiratori, Di Maio mandava qualche tonnellata di quei dispositivi in Cina. In pieno febbraio, quando secondo le ultime rivelazioni del CTS, degli atti del CTS, il governo era stato ampiamente informato 12 di febbraio di quello che sarebbe accaduto. Per cui siete stati degli irresponsabili e lo voglio rivendicare. Anche se adesso si cerca di raccontare, no, questa favola che saremo noi irresponsabili, negazionisti, noi che siamo ancora qui, no, a fare la campagna elettorale, tutti con le mascherine, vi ringrazio anche per la precisione, per dimostrare, come si diceva, siccome noi non siamo quelli dell'AMPI, noi la manifestazione la possiamo fare, ma neanche quelli dei centri sociali, ma neanche quelli di Black Lives Matter, cioè quelli che devono rispettare le regole su quelli che manifestano contro il governo. Noi se scendiamo in piazza, anche distanziati, siamo irresponsabili, i commercianti vengono proprio multati con 400 euro, se si permettono di dire che chiedono aiuto a un governo che si è dimenticato di loro. Tutti gli altri, quelli che manifestano a favore del governo, quelli il Covid non ce l'hanno e non lo rischiano, sono immuni e quindi possono fare quello che vogliono. Esattamente come ci dicono
che è importante, sempre Zingaretti che porta le mascherine, no? Zingaretti porta la mascherina e giustamente uno gli vorrebbe dire, caro Zingaretti, siamo contenti che tu abbia la mascherina, se cortesemente la puoi consegnare anche ai cittadini del Lazio, visto che la Regione Lazio ha speso 14 milioni dandole a una società per produrre le mascherine a una società che faceva le lampadine e le mascherine non sono arrivate mai. Ma giustamente è indagato invece Fontana per dei camici che la Regione non ha pagato e che sono stati consegnati. Le follie del sistema italiano, va bene. Anche questa vicenda del virus mi pare che sia stata, diciamo, abbastanza che venga utilizzata all'occorrenza in modo discrezionale. Perché un giorno c'è l'emergenza, un giorno non c'è, no? Anche il fatto stesso che citavamo prima. Abbiamo fatto la proroga dello stato d'emergenza e poi stanno a approvare la legge elettorale, le leggi che non c'entrano assolutamente niente con l'emergenza. Allora forse l'emergenza non c'è o l'emergenza c'è solamente quando serve, non lo so. Noi non abbiamo gli elementi di cui dispone il governo, anche se il governo non sempre li ha tenuti in considerazione. Ci siamo sempre attenuti alle regole perché siamo persone responsabili, pensiamo che la politica debba dare sempre un segnale di responsabilità anche più dei cittadini che hanno la presunzione di rappresentare, ma sia chiaro che per noi le mascherine non diventeranno un bavaglio. Noi continueremo a fare bene il nostro lavoro, continueremo a chiedere domande, a chiedere risposte chiare quando quelle risposte non arrivano. Se oggi sono stati pagati, chiedo scusa, se oggi sono stati pubblicati tutti gli atti del Comitato Tecnico Scientifico è perché Fratelli d'Italia ha depositato una mozione in Parlamento chiedendo che Conte venisse in Parlamento, perché noi volevamo la pubblicazione di quegli atti, per cui oggi finalmente quegli atti sono pubblici perché erano stati segretati, perché voi siete stati 3 mesi chiusi dentro casa, ma sia chiaro che non potevate sapere la ragione per la quale questo era accaduto. Quindi continueremo a chiedere chiarezza, trasparenza e la possibilità per i cittadini di vedere risposte serie ed efficaci da parte della politica. E di non, diciamo, derogare alle regole fondamentali. Una di quelle regole fondamentali è la democrazia. E la democrazia qui arriva il 20 e il 21 di settembre. Ed è una grande occasione per voi di confermare un'amministrazione che è stata capace, di dare peso a un partito che non vi ha tradito mai, perché Fratelli d'Italia è così, non c'è trucco e non c'è inganno, né bene né male. Abbiamo questa fissazione della monogamia, della coerenza, del rispetto della parola data, perché sono valori che ci appartengono da sempre e quindi non siamo capaci, come fanno tanti altri, di dire un giorno una cosa e il giorno dopo il suo esatto contrario. Chiediamo, ovviamente anche ai cittadini di Savona e della Liguria di darci la possibilità di dimostrare che vale ancora la pena essere persone serie, che fanno politica in modo serio, e chiaramente il 20 e il 21 settembre avete anche un'altra occasione, semmai ce ne fosse bisogno, di dire a Conte, a Zingaretti, a Di Maio e a questi simpatici signori che ci governano a livello nazionale che cosa pensate di loro. Grazie. Allora.